La mostra Anime e Volti della Pace vivrà una nuova edizione presso la Biblioteca Provinciale di Salerno. Dopo il suo primo allestimento, tenutosi nello scorso periodo natalizio presso il Tempio di Pomona, sempre a Salerno. L'iniziativa è promossa e animata dal cartello interassociativo e interreligioso Sognare la Pace di Salerno, impegnato sul fronte educativo a promuovere la cultura della pace, della solidarietà, della cittadinanza, privilegiando l'arte come strumento comunicativo ed educativo. Questa seconda edizione vedrà esposte solo 13 delle circa 70 opere della prima edizione, tutte di autori del Novecento, concentrando l'attenzione sul tema delle vittime civili di guerra, sempre più ormai obiettivi diretti e talvolta principali della strategia militare. Anche l'allestimento presenta una novità. Per ogni opera viene proposto un confronto con una immagine di guerra diffuse dai media. Il target privilegiato della mostra saranno gli alunni degli istituti scolastici del nostro territorio e proprio per loro è stato ideato un percorso didattico dove, attraverso videoclip, immagini, dashboard interattive, si sperimenta la bellezza della condivisione dei pensieri e di come questi possono essere generativi di nuove prospettive. Diciamo, è la seconda edizione che si focalizza però su un problema preciso, che è quello delle vittime civili della guerra, perché diciamo, la guerra contemporanea, che nasce probabilmente dalla prima guerra mondiale, è una guerra che oramai ha come obiettivo non più i soldati, ma ha come obiettivo i civili. Infatti il 96% delle vittime sono dei civili. Allora una mostra che è una mostra di quadri, di autori, vuole essere un percorso emotivo che non significa un percorso di pancia, ma un invito a cambiare le priorità nella costruzione della pace a partire da noi stessi. La mostra, che è ad ingresso libero e si potrà visitare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.20, è stata inaugurata stamani 10 aprile e si concluderà il 19 aprile con la presentazione del libro La Croce e l'Islam di Ambrogio Bongiovanni, docente presso la Pontificia Università Gregoriana e direttore del Centro Studi Interreligiosi. Testo incentrato sul concetto che è possibile e necessario instaurare un proficuo ed intenso dialogo interreligioso. Oltre all'autore del libro, cioè Ambrogio Bongiovanni, ci sarà anche un rappresentante della comunità islamica salernitana della zona della provincia di Salerno, che in qualche maniera si confronterà su questo tema, che è un tema di riflessione interreligiosa.